È bello amare il calcio. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. C'è il record di 12 vittorie esterne consecutive fuori casa in Serie A Team nel mirino della Roma, che cerca 3 punti anche con la Fiorentina per continuare la rincorsa ai piani alti della classifica. Ottima azione ancora di recupero palla da parte dei giallorossi. El Shaarawy, limite dell'area, tocco per Gerson, che firma il suo primo gol italiano al 5° minuto. Roma straordinaria. Gil Dias col sinistro, il pareggio immediato della Fiorentina. Ritmi altissimi, la Roma scappa, la Fiorentina la riprende. Il Shaarawy con Alonso, spazio per Gerson, entra in area di rigore, Gerson preferito a Diego Perotti, e Under ripaga la fiducia con la sua prima doppietta italiana, ma i viola non ci stanno. Cross dentro verso Simeone, che incrocia e fa 2-2. Scappare via, Chiesa al controllo di Florenzi, Chiesa! La deviazione sul palo di Alisson, che poi si supera su Veretout. I giallorossi rischiano di subire il controsorpasso poco prima dell'intervallo, poi però ripartono a testa bassa. Cross dentro, c'è una deviazione, esulta Manolas, la Roma di nuovo in vantaggio. La Fiorentina sfiora il pari ma concede spazio alla Roma, che ne approfitta e la chiude con Diego Perotti. I giallorossi sporcano i propri numeri sulla difesa, ma questa volta ne fanno 4, aggiornano il record di vittorie esterne consecutive e continuano la loro scalata alla vetta in attesa del derby. Questa è la squadra che voglio io, che sa giocare insieme in tutte le fasi della gara senza mai accontentarsi. Io ci credo, i ragazzi ci credono, ma la cosa che mi piace di più è chi non gioca anche a fine partita si allena, perché sa che il giorno dopo, la partita dopo, può giocare, e con questa mentalità tieni tutti i giocatori allenati. Oggi Gerson è diventato protagonista non per caso. Arrabbiato sì, perché eravamo in partita, avevamo le qualità offensive per mettere in difficoltà una difesa che aveva subito sempre molto poco, ma che con noi è andata in difficoltà. Abbiamo creato tanto, ma siamo stati troppo poco compatti, troppo poco attenti in alcune situazioni.